Noi siamo in collegamento telefonico con il dottor Giuseppe Senatore, che è un farmacista e originario del Golfo di Policastro, di Torraca, ricordo bene? Sì, Sapri, Sapri. Torraca, però. Di Sapri, Buongiorno. che però lavora a Cassina Rizzardi, in provincia di Como, presso l'azienda Più Medical. Ci siamo? Sì, corretto, corretto, tutto giusto. Giusto. Quindi stai trascorrendo questo periodo di emergenza, anche i due momenti clou di questa emergenza, gli ultimi 2 mesi, in Lombardia, ecco, la regione che più di tutti spaventa ancora, dobbiamo dire, però dobbiamo anche aggiungere che adesso si va verso la ripresa anche lì. Ma al di là di tutto, dicevo, mascherine obbligatorie, almeno qui in Campania e in molte altre regioni. Come si sceglie la mascherina? Cioè noi cittadini normali, non i medici, noi che usciamo di casa, che tipo di mascherina ci consigli di indossare? E come indossarle? Perché vedo Allora, che siamo anche un po' imbranate soprattutto nel verso, qual è il verso giusto? sappiamo che la principale via di trasmissione del virus è quindi con la saliva, quindi le particelle messe principalmente con tosse e starnuti. Ecco perché la mascherina svolge un ruolo fondamentale qualora copre naso e bocca. Abbiamo diversi tipi di mascherina adesso in commercio. Gliela faccio anche vedere così possono andare tutti la testa e la mascherina chirurgica, quindi quella che è obbligatoria, che deve indossare la popolazione sostanzialmente. Questa mascherina non protegge chi la indossa, specifichiamo, ma evita alle particelle di fuoriuscire tramite questo sistema di filtrazione che c'è dietro, di fuoriuscire nell'ambiente esterno, quindi evita la contagiosità del virus, evita di infettare. Quindi indossandola tutti quanti bene, coprendo naso e bocca, così sostanzialmente. Ok. Poi la fissiamo qua a livello del naso. Indossandola tutti quanti, riduce la trasmissione del virus perché le particelle non riescono a fuoriuscire nell'ambiente. Ci sono poi anche altri tipi di mascherina, che sono quelle FFP2 e FFP3. Ecco, questa ad esempio è la FFP2. A differenza di quella chirurgica che ho mostrato prima, queste qua proteggono anche l'individuo che le indossa, perché hanno un sistema di filtraggio che permettono di filtrare fino al 95% di particelle, quindi le particelle di virus, e quindi proteggono anche chi lo indossa. C'è da dire che entrambe le mascherine che ho portato qui sono entrambe usa e getta, perché questa qui che protegge per il 95%, già dopo 8 ore cala, l'efficacia cala al 90%, quindi si ha un'efficacia ridotta, che comunque resta molto alta, 90%, però comunque si riduce l'efficacia, quindi non sono né lavabili e né si possono, cioè, disinfettare, sterilizzare. Abbiamo visto tanti modi online, però non sono modi certificati, non sono metodi certificati. Mentre questa qui, la mascherina chirurgica, è da utilizzare fino a quando si inumidisce. Nel momento in cui si inumidisce perde l'efficacia. Poi abbiamo anche la mascherina FFP3 o FFP2 con valvola. Queste qua però devono essere utilizzate in ambito ospedaliero, perché quelli con la valvola non proteggono, proteggono solo se stessi, non proteggono gli altri sostanzialmente. Va bene quella chirurgica. I Assolutamente prezzi? sì. Assolutamente sì. Adesso questa qui chirurgica partirà, secondo le normative del governo, a 50 centesimi più IVA, quindi siamo sui 61 centesimi. Questa qui. Per quanto riguarda la, invece cambiamo, insomma, è chiaro che va bene la mascherina chirurgica, anche, Assolutamente cioè, sì. ecco, va bene anche quella e tra non molto ci sarà questo prezzo fisso di 50 centesimi, come ci è stato riferito in più occasioni dal Premier Conte. Detto questo, terapie ad oggi si può curare il Covid? Allora, praticamente l'unica cura certa per il Covid è sostanzialmente il vaccino. Cioè, da ieri c'è stato uno studio dello Spallanzani dove hanno visto che hanno iniettato il vaccino sui topi e si è dimostrato efficace a produrre anticorpi che bloccano il virus. E questa è un'ottima notizia, soprattutto per noi italiani, perché siamo arrivati noi per primi su questa, a questo fine sostanzialmente, nonostante tutto il mondo ci sta lottando.
è che il vaccino quando arriva, normalmente per fare un vaccino ci vogliono 2-3 anni. L'Istituto Superiore di Sanità ha dichiarato che verranno fatti i primi tempi possibili, li aspettiamo entro fine dell'anno e inizio dell'anno prossimo. Adesso le cure farmacologiche consistono sostanzialmente, qui in Lombardia utilizzano il Plaquenil, che sarebbe un antimalarico, più l'Accord, che sarebbe un antivirale che viene utilizzato per l'HIV. Molte province, tipo ad esempio Mantova, Padova, stanno utilizzando l'immunosieroterapia, cioè consiste nell'iniettare nel ricevente il siero ricco di anticorpi che vanno a bloccare appunto le cellule virali. Terapie come il tocilizumab, che è un anticorpo utilizzato per l'artrite reumatoide che è stato sperimentato a Napoli, e l'eparina sono terapie utilizzate in ambito ospedaliera. In ambito ospedaliero per bloccare dei sintomi, dei quadri clinici polmonari, ad esempio l'eparina veniva utilizzata perché hanno visto che in alcuni pazienti si formavano dei microcoaguli all'interno del polmone. L'eparina è un fluidificante, quindi ha permesso di risolvere questa situazione a livello polmonare. Comunque le terapie adesso, come ho detto, sono quella principalmente del Plaquenil e dell'Accord. E speriamo che di arrivare al vaccino al più presto, ma cioè, possiamo ben sperare dopo la ricerca, dopo lo studio fatto ieri. Dottor senatore, lei vive, come dicevamo, lei è un cilentano che vive in Lombardia, in provincia di Como, perché è lì che lavora. Mai pensato di tornare da queste parti? Allora, così come altri miei concittadini, compaesani, c'era un viaggio previsto per fine febbraio, inizio marzo, però poi qui la mole di lavoro è aumentata e poi qui in Lombardia hanno chiuso prima rispetto ad altre regioni e quindi siamo rimasti qui tutti quanti, cioè, facciamo videochiamate frequenti e cerchiamo di starci più vicino possibile. E cercheremo, cioè torneremo quando tutto sarà alla normalità o perlomeno più vicino possibile alla normalità, sempre cioè, in condizioni di sicurezza, pure perché adesso c'è stata una prima fase dove il lavoro cioè, è aumentato, quindi non era il caso di lasciare il posto dove lavoriamo assolutamente. La paura c'è ancora? La gente che dice come vive queste giornate? In provincia di Como, così. C'è ancora, sì, c'è ancora un po' di paura perché tipo qui casi, cioè tipo nel mio comune di residenza siamo a che è Cantù, abbiamo superato i 300 casi, però cioè, si guarda con fiducia questa fase 2 che è una fase molto importante perché dobbiamo vedere che non ci deve essere un altro aumento dei casi, e se altrimenti si rischia di nuovo la chiusura totale, come ha dichiarato anche il Premier Conte. E quindi si guarda con fiducia, però bisogna prestare massima attenzione e fare tutti gli accorgimenti possibili, quindi mascherina, distanziamento, evitare le uscite che non sono essenziali, perché cioè, purtroppo ancora il virus non è stato debellato e quindi bisogna procedere con Vivere tutte con questo queste virus, misure come si per cercare dice. di arginarlo il più presto.